Oggi parliamo di nuovo di aspirapolvere senza filo e lo facciamo con il Kongan Rockstar 12500. Questo in particolare è il modello Aquapet perché è un aspirapolvere senza fili in grado anche di andare a pulire il pavimento, ma è perfetto anche per chi ha degli animali in casa. Come vedete qua alle mie spalle lui sta in piedi da solo, ma lo fa solamente quando la batteria è staccata. Batteria infatti rimovibile che può essere caricata semplicemente con il trasformatore con l'attacco qua dietro o volendo appunto una volta posizionato all'interno della basetta attaccata al muro può essere ricaricata direttamente da lì. Potenza massima di aspirazione 310 AV, 700 watt di potenza per quanto riguarda il motore. Questa è la spazzola che andrà ad aspirare il vostro pavimento, ma se volete anche lavarlo in confezione è presente anche questa spazzola che è un serbatoio per l'acqua con un pannetto sotto che si attacca semplicemente sotto alla spazzola e in questo modo avremo aspirazione nella parte frontale e pulizia nella parte posteriore. Mettiamolo subito in funzione, due tastini qua nella parte alta, adesso vediamo a cosa servono, ma per accenderlo basterà schiacciare il tasto sotto. Non è necessario tenerlo schiacciato, basta schiacciarlo una volta per farlo partire, un'altra volta per fermarlo. Nello schermo qua nella parte alta vediamo la percentuale rimasta di batteria e possiamo passare ai tre livelli di aspirazione, oltre alla modalità auto. La modalità auto seleziona in automatico la potenza in base allo sporco che viene individuato e poi i tre livelli di potenza vanno invece nella soluzione eco, normal e ultra potente per andare a aspirare qualsiasi tipo di sporco che trovate sul pavimento. Facciamo ora un test di pulizia. Abbiamo a destra la farina, al centro lo zucchero e il sale grosso. Lo aziono alla velocità minima e vediamo come va. Già a velocità minima lo zucchero lo passa senza alcun problema. Passiamo sulla farina, singola passata. Pavimento perfetto già a velocità minima. Seconda passata, ho tolto tutto. Passiamo invece al sale grosso, vediamo se lo spara via. Anche qua velocità 1, devo dire che pulisce assolutamente bene. Facciamo una passata completa. Torno indietro. Devo dire che anche a velocità 1 è veramente super. Come avete visto in questa prova, se la cava bene anche alla velocità 1, alla velocità eco, per effettuare l'aspirazione di polveri come ad esempio farina, che è molto fine, lo zucchero e anche il sale grosso. Io per alcune tipologie di pulizia, come ad esempio sul sale grosso, vi consiglierei una potenza maggiore in modo tale da evitare che possa sparare in giro qualche piccolo chicco. Ma nel complesso devo dire che lavora bene. Qua dentro al serbatoio potete vedere tutto quello che ha aspirato. A piena carica questo aspirapolvere ci permette di fare una pulizia fino a 100 minuti. Cosa carina che hanno integrato questa bocchetta nel motore, in questo modo se abbiamo bisogno di fare delle pulizie in una zona precisa non sarà necessario nessun accessorio, utilizziamo solo la bocchetta integrata, effettuiamo la pulizia e poi lo richiudiamo. E per quanto riguarda il funzionamento è molto scorrevole la spazzola, nella parte frontale non so se l'avete visti ci sono delle luci LED, adesso ve le faccio vedere meglio di là dove vi faccio vedere come può passare facilmente sotto il letto senza bisogno di andarsi ad abbassare. Quale posto migliore se non la camera da letto per mostrarvi la possibilità di andare a piegare il bastone e in questo modo poter passare sotto il letto senza alcuno sforzo. Accendo e vi faccio vedere com'è facile pulire. In questo modo posso passare sotto al letto senza alcun problema e posso farlo anche da in piedi. Grazie alla luce possiamo anche vedere bene lo sporco e decidere dove pulire e dove passare l'aspirapolvere. E quando abbiamo finito di pulire basterà un colpo per andare a bloccare nuovamente l'aspirapolvere e continuare la pulizia. Per il lavaggio, come detto, ho ricaricato il serbatoio, inserisco il rullo semplicemente in questo modo, lo aziono in velocità eco e iniziamo la pulizia. Per rilasciare acqua schiaccio il tastino qua sulla spazzola. Il panno va a rilasciare in automatico l'acqua sul pavimento e possiamo quindi andare ad aspirare e pulire con una sola passata. Devo dirvi la verità, io non sono un fan di questa tipologia di prodotto, cioè il panno collegato all'aspirapolvere,
ma questa soluzione sembra funzionare bene, rilascia poca acqua sul pavimento come avete visto, ci permette di fare una passata veloce, sicuramente non va a sostituire in modo completo uno straccio o una lavapavimenti, ma potrebbe essere una cosa in più che abbiamo a disposizione come accessorio dell'aspirapolvere, che ci permette magari in casi di pulizia veloce di avere il pavimento ancora più pulito, non solo grazie all'aspiratura del rullo, ma anche con una pulizia veloce con questo pannetto. Pannetto che poi si può staccare con il velcro semplicemente e andare a lavare in lavatrice. Un'altra cosa comoda che hanno fatto è che per svuotarlo potremo staccare il serbatoio dal motore e con questa linguetta andarlo semplicemente ad aprire e a svuotare all'interno della spazzatura o all'interno della raccolta differenziata. Anche questa è una soluzione comoda perché ci permette di non portarci dietro tutto l'aspirapolvere ma solo il serbatoio. Nella parte posteriore filtro EPA che è possibile andare a lavare e eventualmente sostituire, e proprio da questa parte è possibile anche aprire tutto il serbatoio per un'eventuale pulizia e per liberare anche il motore da eventuale sporco che rimane incastrato. Proprio per chi ha animali è presente questa spazzola dedicata a Pet Style, a cui si possono collegare queste due spazzole. Questa ha degli aghi fini per andare a togliere il pelo dei cani e dei gatti, questa ha una lametta che sembra un rasoio che permette anche qui di andare a togliere dei peli e a districarli semplicemente con un clic. Questi sono i due accessori presenti in confezione per gli animali, ma sono diversi gli accessori che si trovano per questa aspirapolvere. Questa è la classica bocchetta per i mobili e le zone più delicate, bocchetta lunga, mini turbo spazzola per aspirare ad esempio divani e altri imbottiti, il tubo flessibile che è sempre comodissimo per raggiungere qualsiasi angolo magari per effettuare le pulizie della macchina, e poi ovviamente il supporto da muro. Se quindi siete alla ricerca di un aspirapolvere senza filo e non volete comprare il solito Dyson per risparmiare sul prezzo, questo Konga è sicuramente una valida alternativa. Come avete visto aspira bene, permette anche di lavare il pavimento che, come vi ho detto, non va a sostituire uno straccio o una lavapavimenti, ma è una funzione in più. Se avete degli animali è ottima perché con gli accessori inseriti in confezione potete utilizzarlo anche per i vostri amici animali. Con il tubo flessibile potrete pulire la macchina, e molto molto carina la bocchettina integrata qua nel tubo che ci permette di utilizzarlo anche solo con il motore e la batteria per una pulizia veloce su delle piccole superfici. Io come al solito vi lascio qua sotto il link in descrizione per vedere questo prodotto e acquistarlo online. Se avete qualsiasi domanda o dei dubbi su quale aspirapolvere scegliere, lasciatemi un commento qua sotto, sarà un piacere potervi aiutare. Per questo video con questo aspirapolvere senza fili è tutto, noi ci vediamo domani a mezzogiorno con un nuovo video. Buone pulizie, buona giornata, ciao da Enrico.